La seconda giornata del 102° Tour de France sarà totalmente su suolo olandese, poiché si andrà da Utrecht a Zeeland per un totale di 166 km completamente pianeggianti, anche se non si potranno sottovalutare sia per la tensione con cui verranno affrontati, sia per il possibile vento laterale. I pericoli maggiori sorgeranno dopo il traguardo volante di Rotterdam del chilometro 80, poiché i corridori saranno maggiormente esposti al mare del nord, una fucina di rischi. Perciò sarà un finale tutto da vivere, poiché saranno battute più o meno le stesse insidiose vie della World Ports Classic, una corsa organizzata dall'ASO come la Grand Boucle. I passaggi saranno altamente spettacolari e potrebbero risultare fatali per molti corridori, poiché la probabilità di ventagli sarà elevatissima. Pertanto, più che il cimio di Utrecht, Marco Van Basten, originario proprio della sede di partenza di questa seconda frazione, potrebbero essere pescati a Zeeland alcuni pesci grossi di questo Tour 2015, perché il vento può far più danni delle salite e tale monito sarà ricorrente nelle menti dei corridori lungo i 166 km della prima tappa in linea. All right.